Ciao e bentornati in questo nuovo vlog in cui ci troviamo all'interno del penitenziario di Ferrara, dove ormai da 3 anni io, assieme a un team di volontari, ci occupiamo di insegnare il rugby ai ragazzi appunto detenuti nel penitenziario. Stiamo facendo in questo momento un allenamento con la partecipazione della nazionale italiana di rugby e di alcuni giocatori del Benetton Treviso. Come sta andando, Mav? Bene! Armand, come sta andando? Bene, sono contento. Da quanto tempo sei un giocatore? Da 5 anni. E cosa ne pensi di questa iniziativa? Bellissima, una figata, mi sto divertendo un casino. I calzini, i tacchetti. E vado a sinistra. Ciao videomaker, è la prima volta che entri in un carcere. Prima volta, sì. Ivo, come procede qua? Vedi, vedi, su Facebook. Oh, adesso andiamo a rompere le palle a Marco, che è un giocatore del Benetton e anche della nazionale. Marco, ciao. Come sta andando? Bene, bene, c'è una bella energia, ci stiamo divertendo. Come se la cavano i ragazzi? Bene, stanno divertendo e questo è l'importante. Scava, vieni qua con me. Ti saluto. Ehi, vai a allenare. Lopez, sei affaticato? È 2 mesi che sto fermo. Brasil, quando è che torni a giocare? A maggio. Devi finire la scuola superiore. Cosa ti manca? Mi manca il 5º anno, quindi lo finisco, faccio l'esame di maturità a giugno. E se ritorno a giocare a rugby. Sei un secchione te. Magari. Tutto bene, dai. Che quella non è che è la prima volta che io l'ho fatto anche in Pesaro, 2019. E quindi veramente. Io ci dico la verità, quando ci vedo di voi che siete venuti qua sempre a trovarci noi, quindi io veramente siamo divertito mente come una che era fuori con la famiglia. Veramente no. Molto grazie per tutti per voi. Armando, raccontami qualcosa. Ti vediamo ogni tanto con nessuno. Nel corridoio. Questo si chiama il corridoio. Giacomo! Allora, intanto questa è una cazzata, Armand. Cos'è che ti ha spinto a voler entrare di tua spontanea volontà all'interno di un penitenziario? Questa è una bella domanda. La passione per questo sport è sicuramente l'idea che questo sport ha tanti valori da passare e quindi sono qui per passare questi valori. Salve signor marketing manager, è la nazionale femminile? Come sta andando questa media giornata? Manager. Media manager. Benissimo. Benissimo, è un'esperienza sempre toccante questa. E poi il fatto che i ragazzi si siano proposti per farlo in prima persona è la cosa più bella di tutti, quindi è molto molto bene. Nico, dai che sei un arbitro te. Sì, dimmi. Poi che arbitri? Sì, ci servirebbe l'arbitro. Allora, mi devo spogliare però. Già. E adesso si scornano un po'. Gioco. Gioco. Te, avete fatto un bellissimo, una bellissima croce. Cavà. Comunque rispetto agli allenamenti normali, sì, devo dire che oggi stanno sbattendo come sempre molto di più, perché di molto solito sono più. Molto molto più cazzoni. Sì, di solito non si cagano mai. E invece oggi? Devono fare bella figura i ragazzi. Sicuramente non Armand che è vecchio. E io vengo. Fate, Allora, ho avuto questa geniale idea di venire dentro in abiti civili e non è stata una grande idea. Omar, ti è piaciuto il treno? Mamma mia! Che è quello lì il treno? Il 20. C'era una foto con Armando Messi, adesso ci vedo. Adesso ce la facciamo. Dai, facciamo la foto. Oh, ci abbiamo anche il capitano Messi. Con quelle zampe sporche. Messi capitano, Armando ormai un baluardo
Vice capitano d'onore, perché ormai sono 3 anni che sono con noi. Stiamo facendo il percorso di rugby. Sì. Bene, Marco. Questi sono i vecchi Ivo. Residenti. Grazie mille. Grazie a tutti. Non vuoi fare un'intervistina? No, riesco, mi dispiace. Ti volevo chiedere, che è una cosa che mi è rimasta impressa, come si fa la lasagna? La lasagna? Cioè, come si fa un forno? Con la carta stagnola. E quindi spiegami meglio. Prendi un rotolo di carta stagnola, cominci a volgere, a volgere, a volgere, a volgere, gli fai un bel cono così, fatto a cono, quello è un forno, in carcere però. Con i fornelletti? Sì, perché ovviamente quello da campeggio però. Perché in cella ci si può cucinare. Sì, io tutte le sere cucino. È solo un gran cuore. Cosa hai fatto ieri di buono da mangiare? Io l'ho fatto pane e salsiccia. Pane e salsiccia? Vieni qua, vieni qua. Ora, Collins! Se a sto giro lo fate bene e con me non lo fate, mi incasso come una pantera, ve lo dico. Sì! Dai, Morgan, lo facevi sempre bene l'altra volta. Eh sì! Vai a fare il delista! Io passo il pallone. Mav! Già eliminato! Anche te, Brasil! Com'è? Bene! È il secondo imbrogliato! Press! Oh bello! Ti faccio la foto a te? Ma che foto? Vai dentro! No, devi fare una dichiarazione! Non si chiude la presidenza senza il presidente che era in giro per le fabbriche all'estero. Ero dalla direttrice e poi a portare dentro il terzo tempo e poi tutto il resto che si deve fare. C'è la finale. La finalissima. And the winner is... Bravo Armand. Perché senza la continuità, senza l'impegno, ci fermiamo e noi non vogliamo fermarci. Grazie. Queste tecniche sono due. Grazie. 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 È la nostra federazione che ci mette in condizione di poter andare avanti con lo spirito giusto. Il nostro grido è 27 libertà. Grazie, 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 grazie ragazzi. Grazie. 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 Grazie mille. Dai, vieni, vieni. Oh. Vai, vai, dai, dai. 27! Oggi in effetti Messi non ha fatto un cazzo, però puoi dire al vlog che ci sono sempre. Sì, siamo stati divertiti, veramente. Molto bene. Quindi ti è piaciuto Messi? Sì, sì. Grazie. Bene. È stato bello. Sfortunatamente, o meglio fortunatamente, devo andare a lavorare. Però adesso si fa... Il terzo tempo si fa. Qua abbiamo il più bello di Ferrara. Che sei tu? Lui? Niente, quindi mangiamo qualcosa. Com'è andata Brasile? È andata bene, dai, un bel allenamento, ci siamo divertiti e ci vediamo la prossima volta. Anzi, quindi ci vediamo nel prossimo vlog. Ci vediamo nel prossimo vlog. Vlog? Vlog. Nel prossimo vlog.